Bene, siamo qui con Armando Clogeri che torna a Trieste per la parte autorile del Macbeth. Come si trova qui a Trieste in generale? Per me è la seconda volta che vengo a Trieste, per la prima volta l'anno scorso ho cantato Rigoletto, mi sono trovato molto bene, penso che ha fatto una bella figura e così mi hanno proposto anche per il ruolo di Magda nella opera di Magda. E in questo momento lei ritiene di essere particolarmente adatto a questo tipo di parte? È una parte che ha già cantato altre volte o un esordio? Per me è la prima volta che canto Magda, debutto in questa opera. A me mi sento molto bene, è un parte, non è tanto difficile per il tenori, però è un parte molto importante perché Magda è un guerriero che ha una dramma dentro. Dal punto di vista drammaturgico, sì, una parte importante. Sì, e siccome lo uccidono i figli, lui capisce che Macbeth uccise il re, così è con fronte di lui, e la parte drammatica. Penso che mi sta molto bene. Certo, il fatto è che comunque questa, nonostante sia, come hai detto tu, una piccola parte, in realtà comunque una parte impegnativa, perché se non altro perché è esposta a grandi confronti, no? Grandi confronti, sì. Qual è, se ci può fare un nome o due, il tuo riferimento per questa parte fra i grandi cantanti del passato o anche del presente? Per me il cantante preferito che è come cantante, ci sono tanti, però per me la mia comodità è Luciano Pavarotti, perché lui aveva una buona tecnica e con la sua tecnica lui ha cantato anche in ruoli che non erano anche per lui. Però è riuscito a superare, sì, grazie alla tecnica. Sì, però il cantante che a me piace quando canta questo ruolo è Mario Del Monaco, e Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, sì. Questi sono i cantanti che a me piacciono veramente, che hanno una voce veramente, veramente drammatica. Ti piacciono di più i tenori, diciamo, drammatici? No, non dico, diciamo, che mi piacciono i tenori drammatici, a me mi piacciono i tenori lirico pieni. Ah, ho capito. E i tenori lirico pieni è nella tendenza di spinto. Bene, allora in bocca al lupo per il prossimo impegno, e un saluto a te. Grazie, io vi ringrazio voi per questa intervista Opera Click. Voglio veramente ringraziare anche il teatro per questa fiducia che mi ha dato a me, per questo ruolo. Voglio ringraziare i miei colleghi, che abbiamo lavorato molto bene insieme. Voglio ringraziare il regista, voglio ringraziare tantissimo anche il maestro Bisanti, che è molto bravo, è un direttore che io mi sento molto tranquillo. Supporta i cantanti. Sì, supporta i cantanti molto molto bene, aiuta i cantanti. Come dovrebbero fare un po' tutti i direttori, sì, vero? Sì, è vero, ma veramente io ringrazio tutti e dico tutti in bocca al lupo per la prima. Bene, grazie. Grazie a voi.